Cari concittadini, ho voluto raggiungervi attraverso Caccamo Live per darvi notizia di quello che sarà la solennità del Beato Giovanni Riccio. Come ogni anno, abbiamo creduto opportuno di far precedere la solennità da un periodo di preparazione, quello che noi tradizionalmente chiamiamo l'ottavario. L'ottavario inizierà dal 25 di maggio e sarà articolato in questa maniera. La mattina alle ore 9 la Santa Messa, con un pensiero che rivolgerò durante la Santa Eucaristia. Ore 18:30, apertura della chiesa. Sarà data la possibilità di entrare da una porta dove si è messo entrata. I fedeli si sistemeranno nella chiesa. Ecco, secondo quello che è stato l'ordine di un invito che è stato mandato ai vari movimenti e ai vari gruppi della chiesa di Caccamo. Diamo così la possibilità a tutti di poter partecipare un po', ecco, alla preparazione della solennità del Beato Giovanni Riccio. Considerato che la Chiesa può contenere al massimo i 120 fedeli, io ho pregato i vari gruppi di venire il giorno assegnato per loro e non venire le altre serate, per dare la possibilità a tutti di poter partecipare una sera all'ottavario in preparazione della festa. Come dicevo, alle ore 18:30 l'apertura della chiesa, si farà la coroncina del Beato Giovanni Riccio e alle 19 la celebrazione della Santa Eucaristia, in cui si alterneranno i vari sacerdoti che sono gli assistenti spirituali dei vari movimenti, dei vari gruppi ecclesiali. Sabato pomeriggio, siccome prevediamo un afflusso maggiore di persone e non è possibile ospitare tutti, diamo la possibilità, attraverso un percorso che noi segneremo nella chiesa, di venire qui dove è l'urna del Beato Giovanni Riccio per fare un atto di venerazione al nostro Beato Giovanni. Domenica 31 maggio io celebrerò la mattina la Santa Messa alle ore 7. È il momento in cui c'è minore afflusso di persone, per cui la Chiesa spero possa contenere tutte quelle che verranno per questa Santa Eucaristia. Alle ore 8 fino alle ore 13 la Chiesa sarà aperta per dare la possibilità a tutte quelle che vengono da Caccamo, da fuori Caccamo, di poter venerare il corpo del Beato Giovanni Riccio. Entreranno, ecco, a un numero stabilito dentro la Chiesa attraverso la porta d'ingresso dove è scritto entrata. Faranno la visita al Beato Giovanni Riccio e poi usciranno dall'altra porta della chiesa. Diamo così la possibilità veramente a tutti quelli che vorranno onorare il Beato Giovanni Riccio di poter avere un momento di incontro personale e di preghiera con le reliquie del nostro Beato Giovanni Riccio. Alle ore 16 si aprirà nuovamente la chiesa e si darà la possibilità a tutti gli altri che verranno. Nel pomeriggio la chiesa resterà aperta fino a tardi, fino a quando ci sarà richiesta da parte dei fedeli e ci sarà la presenza dei fedeli nella chiesa. Lunedì 1 giugno alle ore 7 celebrerò nuovamente la Santa Eucaristia e dalle 8:30 fino alle 13 poi daremo la possibilità a tutti di poter venerare il corpo del Beato Giovanni Riccio, di sostare qui dinanzi a lui e di fare una preghiera personale secondo le intenzioni di ciascuno. Un ringraziamento particolare all'Associazione Nazionale dei Carabinieri di Caccamo, i quali gestiranno il flusso dei pellegrini qui nella chiesa del Beato Giovanni. Alle ore 16:30 nel pomeriggio faremo la messa in streaming per dare la possibilità a tutti i caccamesi che sono nelle varie parti del mondo emigrati di poter per un momento assistere e partecipare alla Santa Eucaristia celebrata qui davanti all'urna del Beato Giovanni Riccio. Saremo felicissimi di poter offrire questo momento di spiritualità perché tutti i cittadini lontani possano sentire in comunione con noi, partecipare alla festa e alla gioia nostra. Dalle ore 17
8:30 fino alle 23 la chiesa sarà aperta per dare ancora la possibilità a tutti di fare un momento di preghiera, di sostare qui davanti all'urna del Beato Giovanni Riccio. Chiedo a tutti di rispettare quelle che sono le norme stabilite dalla legge per non essere causa di infezione, ecco, di questo virus per quelli che andiamo poi a visitare nelle case e andiamo a incontrare per le strade. A tutti chiedo la massima collaborazione perché tutto si svolga nella maniera più tranquilla possibile, evitando affollamenti che sono, ecco, le cause maggiori di contagio del coronavirus e purtroppo di essere per quest'anno capaci di accettare questa festa celebrata in maniera così ridotta, perché lo impongono le leggi e anche il rispetto che dobbiamo avere verso le altre persone, i nostri fratelli, a cui non dobbiamo trasmettere nessun contagio, ma cercare di vivere in piena salute e di poter così attuare quelli che sono gli impegni e le responsabilità della nostra vita. A tutti auguri di buona festa. Grazie.